Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi ritornano i preferiti del mese, come sempre in ritardo perché sennò non siamo noi. Ma iniziamo subito con le canzoni, che è sempre la vostra parte preferita. Voi me ne consigliate sempre tantissime e io di ricambio. E quelle di questo mese devo dire che mi piacciono particolarmente. La prima è di Benji e Fede. Allora, è un duo che io ho rivalutato da poco in realtà, perché prima non li ascoltavo, non per qualche motivo in particolare, ma proprio perché le canzoni non mi attiravano. Poi io ho una sorta di crush su Benji, quindi insomma raga, così, è andata così. La canzone si chiama Moscow Mule. L'abbiamo fatto davvero, potremmo dire io c'ero. Abbiamo preso un aereo, poi siamo saliti più in alto del cielo. Cioè sono proprio fighi raga. Ciao. Poi, questa è una canzone che in realtà è di un gruppo che è nato su YouTube. Io li ho sempre ascoltati da che ho memoria praticamente. Ma mi ero persa questa canzone, l'ho ritrovata da poco e la adoro alla follia. Loro sono di una bravura mostruosa, cioè fanno paura. E sono i Pentatonix, sicuramente li avrete sentiti. Loro avevano cominciato come un gruppo a cappella, poi adesso non so se utilizzano anche qualche base o qualcosa. Dovete vedere anche soltanto questo video, vi dico che ha raggiunto tipo quasi 40 milioni o miliardi di visualizzazioni, una cosa pazzesca. E la canzone si chiama Alleluia, che ormai è stata rifatta mille e mille e mille volte, ma non mi ricordo l'autore originale, sicuramente qualcuno di voi lo saprà. E appunto il bello è che fanno tutto loro. Pazzesco. Altra che mi piace tanto è 2002. Canzoni abbiamo finito, mi raccomando scrivetemi sempre qua sotto le vostre preferite di questo mese, che sono sempre curiosa, vado sempre alla ricerca di canzoni nuove. E adesso passiamo ai film e telefilm. Allora, l'altro video preferiti del mese vi avevo detto che avevo visto questo video, che però sforava nel nuovo mese quindi non avrei potuto dirvelo. Adesso sono qua a svelarvi il mistero, che poi non è tanto mistero perché molti ci sono arrivati. Comunque, il film in questione è Ocean's 8. Prima che uscisse questo non avevo mai visto gli altri. Mi sembra ce ne siano altri due o tre. Diciamo che la surf è un po' sempre la stessa, passatemi il termine. Cioè hanno creato questo gruppo di attori maschi molto famosi e i film hanno sempre questa trama molto avvincente, molto sul cosa succede adesso. Alla fine ti lascio sempre... Ah. Ok. Quando ho visto che avrebbero fatto questo, in particolare con tutte donne, e la maggior parte sono le mie attrici preferite, devo dire che un urletto l'ho tirato e sono andata al cinema con tante aspettative, non sono state deluse affatto. Molti si erano lamentati che avevano detto che Rihanna non sapeva recitare. Vabbè, ci sta, insomma, confronto a quelle che lo fanno da una vita, ma in realtà è stata brava anche lei. Se ancora non l'hai visto, male. Continuando con i film che ho visto invece, ho visto Very Good Girls, che è un film del 2013. L'ho trovato su Sky Cinema. In realtà mi aveva attratto per le due attrici protagoniste, che una è quella che fa Scarlet Witch in Avengers, quindi dovevo vederlo, che è una delle sorelle Olsen, Elizabeth per la precisione, e l'altra è Dakota Fanning, che io me la ricordavo quando era piccola in Twilight, quindi ho detto no, la devo vedere. In realtà il film è un nì, nel senso non ho capito bene qual è il fulcro vero e proprio. Magari c'è anche una tematica, ma io non l'ho capita. A volte capita. Devo dire che non l'ho neanche visto con particolare affezione, cioè ero un po' presa da altro mentre lo guardavo. Poi ho visto Mamma Mia, Here I Go Again. Pazzeschissimo. Ho vloggato il giorno in cui sono andata, siamo andati io e mia madre a vederlo e l'ho visto in anteprima perché in realtà è uscito questi giorni al cinema, però appunto il The Space ha fatto questa anteprima, io subito sono andata perché Mamma Mia è uno dei miei film preferiti, nella top 10 sicuro, e io vedo film praticamente un giorno sì e l'altro pure, quindi devo dire che è un'ottima posizione. Mi sono piaciute tantissimo le scene perché fanno tipo dei flashback continui, no? Sia su Donna sia sui vari ragazzetti, ed è stupendo. Mi è piaciuto tantissimo. Poi vabbè, c'è anche Cher alla fine del film e insomma vi ho spiegato tutto nel vlog, se vi va andatelo a vedere. Poi mi sono rivista Pretty Princess con anche una delle attrici di Ocean's 8, che vabbè, strafamosa lei, Anne Hathaway. Se non l'avete mai visto dovete, perché raga, è un classico. Questo è un film del 2001, quindi
abbastanza vecchiotto, di questa ragazza che non sapeva di essere una principessa, la nonna la richiama dopo che il padre muore, insomma è fantastico. E ho visto anche il secondo, logicamente, perché c'è sia il primo sia il secondo film. Poi abbiamo Ant-Man and the Wasp, che fa sempre parte dei film Marvel, anche se non ho mai capito perché la maggior parte delle volte nei film, anche solo degli Avengers, non ce lo mettano Ant-Man, perché secondo me è fighissimo come concetto. Devo dire che rispetto al primo film gli è stato abbastanza dietro. Io di solito sono più per i primi film che per i vari sequel, però devo dire che sono stati abbastanza bravini. Poi mi sono vista Van Helsing, che non avevo ancora visto, quindi Giulia Quimby mi ha rapita e me l'ha fatto vedere. Anche questo è del 2004, quindi di un bel po' di anni fa. Per essere un film così vecchiotto, devo dire che ha il suo fascino, anche se è un po' sciocchino, insomma un po' banale se vogliamo. Poi come attore, regà, sono rimasta sconvolta perché non pensavo fosse Hugh Jackman, e invece è lui, cioè sembra così un ragazzino che non l'avevo riconosciuto. Poi c'è anche l'attrice insieme a lui che è la protagonista in Underworld, altro film che ho rivisto. È una saga bellissima, se vi piace il genere vampiri, licantropi e tutta sta roba, è pazzeschissimo. Ce ne sono tanti di questi film, penso almeno 4-5, quindi ce ne avete per un bel po'. Poi ho visto Come ti divento bella, sempre al cinema. Io adoro Amy Schumer, davvero dal profondo del mio cuore, è pazzesca. La seguivo già prima che facesse, che iniziasse a fare i film, ne ha fatti solo 3, perché lei è una comica. Ha fatto La donna perfetta, Fottute e questo qui. Mi sono piaciuti tutti tantissimo, perché lei c'ha proprio una mimica, raga, che vi fa ridere, vi fa ridere. Ma il bello di questo film è che sotto sotto alla fine qualcosa vuole trasmettere, ecco. Non è soltanto un film sciocchino, una commedia così. Poi su Netflix mi sono vista questi due film che mi hanno fatto letteralmente impazzire. Se Netflix continua a sfornare film di questo genere per adolescenti, io davvero sposo chiunque sia il proprietario, perché è una roba folle, sono bellissimi, mi piacciono tanto. Vi ricordate The Kissing Booth, che se ancora non avete visto dovete recuperarlo, quello mi era piaciuto tanto. E continuando poi su questa scia, hanno fatto uscire questi altri due. Uno si chiama Tutte le volte che ho scritto ti amo, è troppo cute come storia, raga, davvero bella bella bella. Io me lo sono visto sull'aereo mentre stavo tornando da Minorca, devo dire che mi è piaciuto tanto. L'altro film ve lo lascio per il prossimo mese perché è uscito adesso, l'ho visto 2 giorni fa probabilmente e quindi non posso dirvelo, ma potrete arrivarci. Ultimo, se no qua continuiamo con i film a rotta di collo, ho visto Pitch Perfect 3. Io ero convintissima, raga, convintissima di essermelo visto al cinema. In realtà non l'ho visto, non so neanche se in Italia è ancora uscito, probabilmente sì, ma io me lo sono proprio persa. Quindi sono andata a recuperarlo e devo dire che non ci siamo, raga, è il peggiore. Il primo e il secondo potevano starci, vabbè il primo è il migliore, sempre tornando al discorso che i primi mi piacciono sempre di più. Questo non ci stava, dovevano proprio cambiare genere secondo me. Non mi è piaciuto, anzi è stato a tratti noioso, non lo so, fatemi sapere. Per quanto riguarda le serie TV, altra vostra parte preferita, tra l'altro adesso che ho finito l'accademia tornerò e recupererò tutte le mie serie TV che non ho visto in questo anno praticamente, che alla fine ho recuperato soltanto le mie prefe. Devo ancora vedermi la sesta stagione di Orange is the New Black, perdono, perdono, so che è una cosa ineccepibile, ma lo farò presto. Quindi quelle che ho visto sono sostanzialmente The 100, che è finita anche là, mi sembra 5ª stagione, mi è piaciuto da morire, e come è finita io mi aspetto tantissimo altro nella prossima. Poi mi sono vista la nuova stagione di Good Witch, che la quarta era uscita già da un po', però io aspettavo la mettessero su Netflix e finalmente è uscita e in una settimana l'ho finita, forse anche di meno. E mi è piaciuta tantissimo, è una serie molto realistica. Come vi ho detto anche su Instagram, non fatevi ingannare dal nome, perché può sembrare appunto Good Witch, oddio le streghe, le classiche cose, ma in realtà non c'entra nulla con le streghe come siamo abituati a vederle, anzi propone le streghe in un modo un po' diverso, molto diverso, ed è un sacco carina tutte le storie che si vanno a creare, insomma. Troppo troppo cute. Mi sono vista nella settimana che stavo a Minorca Insatiable, che è una nuova serie originale Netflix con Debbie Ryan, che io me la ricordo quando faceva le serie su Disney Channel, quindi ho detto non la devo vedere. Ed
Devo dire che è una serie molto particolare, non so chi sia il folle o il genio a questo punto che l'ha creata, ma davvero c'è qualcosa di macabro, soprattutto nelle ultime puntate, e finora c'è solo una stagione logicamente. All'inizio è anche carina, dici ok, è una storiella così, me la guardo tranquilla, poi dopo un po' comincia a impazzire, non si sa che cosa succede. Io adesso però devo guardarmi anche la seconda stagione, se la faranno, perché sono troppo curiosa, è davvero una delle serie più folli probabilmente che io abbia mai visto. Questo è tutto per le serie TV, non mi sono data la pazza gioia come sempre, però dai, adesso recupereremo, il prossimo mese ci sentiremo. Per quanto riguarda le scarpe del mese, ho indossato, non dico sempre ma la maggior parte del tempo, questo paio che mi è stato inviato da una pagina di Instagram che si chiama Sublime Shoes, le trovate taggate nella foto di Instagram dove me le vedete, e sono queste scarpine, ma raga, comode, comode, comode. Il genere che io in estate indosso sempre, col plat fatto tipo in paglia, tipo espadrillas per intenderci, cinturino in vita con le borchiette, e qui davanti anche, vedete, le borchiette, poi in vellutino nero, quindi la potete mettere tipo ovunque. Queste stanno bene sia sui jeans sia con i vestiti, e poi costano pochissimo, mi pare costino 29 euro, una roba simile. Prodotti beauty invece qua mi trovate un po' in difficoltà. Tornando al discorso, non mi sono truccata tantissimo quest'anno, sempre la stessa solfa, ma è la realtà. Sto ultimamente tornando a farlo, tornando un po' alla realtà, perché è come se questi 8 mesi, 9 mesi fossi stata chiusa in una sorta di bolla, non so come spiegarvi la sensazione. Comunque, allora, molto probabilmente vi metto queste palettine qua della Vault Collection di Jaclyn Hill per Morphe. Vi ho anche fatto un tutorial con una delle palettine e la recensione, se vi va di ascoltare qualcosa di più specifico lo lascio linkato nella scheda. Sicuramente le mie preferite sono quelle che ho utilizzato anche per il trucco di oggi, che trovate tra l'altro taggato su Instagram se volete vederlo più nel dettaglio. E ho utilizzato la Herm & Gorgeous, che è quella poi che ci ho fatto il tutorial nel video, e Dark Magic. Devo dire che mi piacciono molto molto. Altro prodottino che mi sta piacendo assai, e non avrei mai pensato perché non sono proprio tipo da illuminanti stick, è questo qui di Nabla. Scuserete se è tutto sporco, ma l'ho portato in vacanza, si è tutto zozzato. Questo è Beige Mirage, l'ho messo anche oggi come base per l'illuminante, che tra l'altro è sempre un ombrettino delle palette queste qui, e io lo prelevo col dito e lo picchietto. Devo dire che anche da solo dà un effetto un po' naturale, che a me insomma poco ci faccio, però devo dire che è tanto 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 carino. Poi altro prodotto sempre per il viso, mi sono innamorata di questa palettina qui, è della BH Cosmetics, la potete acquistare tranquillamente sul sito, io l'ho comprata da lì senza dogana, senza nulla, non vi preoccupate. E sono 6 colori, che in realtà sembrano abbastanza anonimi, ma sono molto carini. Io vabbè, logicamente ne utilizzo 3 su 6, però dettagli. Per il costo di questa palettina, che mi pare sia, non vorrei dire una cavolata, ma intorno a una decina, quindicina di euro, è pazzesca, raga. Questa qui io me la portavo in accademia, perché fondamentalmente ci potevo fare tutto. Io ci farei un pensierino. È alla pari di molte altre polveri illuminanti che costano magari il triplo. Per quanto riguarda la cover del mese invece, ho sempre questa, che credo sia quella dell'altro mese. In realtà non me ne ero neanche accorta finché non ho pronunciato cover del mese, ho detto ups, ma è quella del mese scorso. È andata così. Ultimamente non faccio più tanto caso alle cover che metto, ma il prossimo mese ne vedrete diverse, perché ne ho comprate un po' su AliExpress ispirate a Sailor Moon. Non vedo l'ora mi arrivino. Per quanto riguarda invece la foto, penso metterò questa, che è proprio l'anteprima del tutorial con le palettine di Jaclyn Hill. Questa foto mi piace tanto tanto tanto, sia perché vabbè mi piace il trucco in generale, ma proprio come stavano i capelli, le labbra mi sa che erano le stesse di oggi tra l'altro, però con un'altra base. Oggi ho messo Christmas Cookie di Jeffree Star, e poi ho messo il gloss di Rihanna, che tra l'altro ho visto è uscito quello nuovo, lo devo avere. Qui invece mi ero messa in My Birthday Suit con il gloss. Per quanto riguarda gli eventi invece, andiamo come sempre, apriamo il calendario e scopriamo qualcosa. Allora, il 4 sono andata a fare la ricrescita, e come potete notare ne ho già tantissima, però è passato più di un mese, dovrei riandare dal parrucchiere. Il 10 ho fatto
fatto l'esame di barba e baffi. Raga, questa foto ve la devo mettere. Io spero Giulia non mi uccida. Però mi sono portata lei come modella e avevo in mente questa cosa già da un po'. E l'ho fatta diventare la donna barbuta dei suoi sogni praticamente. Raga, ci sta da Dio. È venuta benissimo. Anche le foto sono molto belle. Le ho messo sia il baffo, sia la barba, sia con le crispy ball, che adesso è un po' complicato da spiegarvi cosa sono. Comunque le ho fatto l'effetto della ricrescita della barbetta per unire insomma un po' il tutto, se ne era finto. E è venuto da Dio. Assomiglia molto alle donne barbute, quelle del circo per intenderci, tipo quella The Greatest Showman, o anche soltanto immaginatevi quella di American Horror Story. Il 15, vabbè, è stato Ferragosto, fantastico. Non mi ricordo neanche cosa ho fatto, quindi probabilmente non ho fatto nulla. Il 18 siamo partiti, siamo andati a Minorca appunto una settimana. In molti mi hanno chiesto: Ina, ma perché non hai fatto il vlog quei giorni? Perché volevo stare proprio morta da qualche parte, che poi in realtà non è stato così, quindi è meglio che io non abbia vloggato, altrimenti probabilmente mi sarei soltanto lamentata. Perché io volevo stare lì nel villaggio a vegetare sul lettino della piscina, perché a me non piace il mare e non mi piace neanche abbronzarmi, ma penso si noti, anche se qualche raggino l'ho preso, comunque volevo fare quello. Poi in realtà abbiamo sempre girato per spiagge, per mari, per monti, e quindi sì, è stato molto stressante. In più con i miei, penso che questa sia l'ultima vacanza che farò insieme ai miei, probabilmente, perché non si può. Il 29 invece ho fatto un altro esame in accademia, che era quello di calotte e tatuaggi, e l'ho fatto su mio padre. Anche di questo vi metto la foto perché sono molto orgogliosa di come è venuto. Questo era l'esame che più di tutti quelli che ho fatto quest'anno mi metteva agitazione, perché la calotta che o ti viene bene o ti viene male, cioè se ti viene male devi ricominciare da capo e ci metti gli anni e non puoi recuperare come succede magari in un trucco, vai lì col cotton fioc, col correttore o quel che sia. Questo no, quindi ero molto 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 agitata. In realtà sono stata troppo felice, primo perché sono stata la prima a finire e mi è venuto benissimo, e poi perché mio padre ci stava proprio bene, l'ho fatto diventare tipo una sorta di carcerato. E devo dire che sono stata appunto molto molto soddisfatta, non pensavo. E basta, sostanzialmente questi sono stati gli eventi. Per quanto riguarda l'applicazione del mese, vi ripropongo una che vi ho già proposto se avete visto uno degli ultimi vlog, per tutti gli amanti dei Funko Pop. So che tra voi ce ne sono tanti, come sapete ormai la mia collezione ha raggiunto numeri esorbitanti, in realtà in poco tempo, perché non è tantissimo quelli che colleziono. E grazie a Elisa del canale Funko Pop Italian Adventures, che vi taggo qua sotto, mi ha fatto conoscere questa applicazione che si chiama Stashpedia. Questo qui è il logo dell'applicazione ed è appunto un'applicazione che vi consente di mettere in ordine tutta la vostra collezione per categoria, vi conta i pezzi, non fate caso ai prezzi dei pezzi, scusate la ripetizione, perché non sono reali, quella è l'unica cosa, però per il resto è molto comoda. Tra l'altro, se vi va, andatemi a seguire, mi chiamo sempre così. Vedete qua, vi conta i pezzi, ve lo divide in categorie, così voi state sicuri di non comprare magari dei doppioni che già avete e comunque di tenere tutto sotto controllo. Un'altra delle cose belle è che ha la possibilità di scansionare il codice a barre e vi trova il pop, quindi se ne avete tanti questo è un ottimo modo, no? E basta, that's it. Anche per questo mese abbiamo finito. Mi raccomando, io aspetto di leggere come sempre tutti i vostri commentini, i vostri consigli, le vostre canzoni, i vostri film. Detto ciò, vi mando un grosso bacio, vi aspetto al prossimo video, spero ci sarete. Ciao!